Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Giampi, questo è Jazz Badiva e oggi parleremo di un nuovissimo video review. Quindi sigla. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sui miei canali. Oggi parliamo della review e dell'analisi dell'ultimo disco di Beyoncé, ovvero Lemonade. Per chi non lo sapesse, il 23 aprile del 2016 esce Lemonade su tutte le piattaforme social e ha fatto il boom di acquisti e il boom di visualizzazioni. Infatti è uscito il visual album. Infatti, giusto da far notare che quando è uscito il visual album c'è stato un piccolo flop, perché a volte si sbloccava, a volte no, però il visual album è stato bellissimo e non nessuno ci ha avuto neanche da ridire. È spopolato su tutte le piattaforme in collaborazione con più di 100 persone, quindi figuratevi 100 persone. È piaciuto molto il disco sia agli americani che agli italiani, però nonostante tratti molto molti temi, il più evidente di quest'ultimo visual album, ovvero di Lemonade, tratta un tradimento del famoso partner di Beyoncé, che è il maritino Jay-Z, con una donna che di cui l'identità nessuno sa ancora, ma si parla o si vaga, si parla, ma è ancora vago, ancora ora, quindi ora. Le ambientazioni di Lemonade sono tantissime, si passa dai quartieri di New Orleans a boschi senza vita, da uno stadio completamente vuoto ad interni barocchi e decadenti. L'album di Lemonade è formato da 12 canzoni che sono in collaborazione con importanti persone come Jack White e Ezra Koeing e in forma di featuring. Questo album rappresenta un modo di affrontare la vita e le difficoltà che possono nascere trasformando il tutto in qualcosa da cui poter ripartire. Il visual album è composto da 12 canzoni. Si apre con Pray You Catch Me, che tratta argomenti di disonestà, di fiducia tradita, con voce ferma e interpretativa, quindi già da qui vediamo un piccolo inizio del tradimento di Jay-Z. Segue poi Hold Up, un inno d'amore dedicato al marito, ovviamente, che forse fa riferimento a un'analisi di sentimenti, anche perché se la rivediamo nel video ha una, ma esce dal municipio e esonda con il suo Givenchy color limone, che fa quella forma di un limone, e spacca tutto con la mazza da baseball, vetri, macchie e tutti i cazzi vari. Segue Don't Hurt Yourself, dove si passa da una serie di accuse a una voce piena di grinta e di rabbia, quindi qui Beyoncé si sfoga. Ovviamente abbiamo la nostra Sorry, nel senso di, come si dice, di scuse o di piacere, però in Sorry tra Beyoncé tratta il tema di prima, quindi il tema delle accuse con grinta, questa volta le tratta con molta più freddezza. Abbiamo poi 6 inch, ovvero 15 cm, ma non di cazzo di tacco, quindi fatemi bene scandire. E qui in 6 inches, lascia da parte tutti i sentimenti e i lati privati, quindi si sfoga. Troviamo poi una canzone che è tutt'altra cosa che riguarda l'album, che è Daddy Lesson, che riporta a un'atmosfera di vecchio saloon western, quindi con un suono molto soul, sempre nella vecchia New Orleans. Segue poi Love Jones, dove con questa canzone torna a scavare nella persona, quindi in se stessa, tra le menzogne e le riflessioni sui propri sbagli, quindi va a riflettere su quello che è sbagliato, sul tradimento che c'è stato tra lei e questa persona che si è messa col marito, che ora non sappiamo. Sandcastle, ovvero Castelli di Sabbia, è una ballata emozionale, da quello che ho capito io è riferita alla figlia, quindi Sandcastle, è incentrata sulla fragilità dei castelli di sabbia, anche perché sapevo benissimo, quando un'onda spazza un castello di sabbia diventa fragilissimo, e incentrata anche sulle cicatrici che rassicurano tutto questo stato di malinconia. Dopo Sandcastles abbiamo Forward, che viene rappresentata come una breve preghiera che per non arrendersi mai, perché nessuno si va a arrendere mai, anche per uno stupido rendimento con una certa ora che non sappiamo ancora ora.
Abbiamo poi, stiamo arrivando alla fine, quindi gli ultimi tre brani, abbiamo Freedom, che è un vero e proprio inno alla libertà, anche perché freedom significa libertà. Abbiamo poi All Night, dove permette di riscoprire la passione, ma più che la passione col marito, ovviamente, ma più che altro la fiducia persa con il maritino Jay-Z, come possiamo vedere nel video. Quindi dove ci saranno molti ricordi. Chiude questo visual album di 12 canzoni, Formation, ovvero la canzone di lancio del tour, dove in quest'ultima canzone, anche in tutte le altre canzoni, però solo in questa canzone, emerge il girl power che solo lei sa cacciare e solo lei sa sbattere. Quindi con l'ultima canzone, Formation, ha lanciato il tour il 27 aprile. Quindi se volete ascoltare tutte queste canzoni, vi consiglio di andare a vedere il Formation World Tour. E vi ricordo che in Italia ci sarà il 18 luglio alle ore 18 allo stadio San Siro Meazza di Milano. Ovviamente non ascolteremo soltanto queste 12 canzoni, ma nel repertorio ci sono più di 40 canzoni che abbiamo notato che in ogni tappa sta cambiando, anche perché ha aggiunto anche altri 10 tappe al tour, anche se non dovrebbe. Però queste erano le 12 canzoni che componevano il visual album di Beyoncé. Quindi se vi piacciono, scaricate iTunes, quello che avete, ce l'ho già da 2 settimane, quindi me lo sto ascoltando. Il 18 luglio vi ricordo che c'è il Formation World Tour allo stadio Meazza di San Siro, il 18, anche perché sta facendo un concerto ogni 3 giorni, quindi non so che sia se stanca. Cambia una marea di outfit, però è bellissima e racchiude Lemonade in una forma stratosferica. Vi ricordo che questo è il suo sesto album, quindi il sesto album, figuratevi. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e fatemi sapere cosa ne pensate voi del disco di Lemonade di Beyoncé. Commentate come volete. Vi ricordo che il 18 luglio inizia il Formation World Tour. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che questo è Just Believe. Io sono Giampi e ci vediamo al prossimo appuntamento, credo forse per il 18 luglio. Ciao!